Massimiliano Busellato, un Pescara reduce da questo trittico che nel complesso è stato molto positivo, una sconfitta ma due vittorie, soprattutto la sensazione che stiate trovando una reale identità di gioco. Ma sì, penso che concludiamo questa settimana in positivo, 6 punti, probabilmente avremmo potuto fare qualcosa in più, però è inutile rammaricarsi e adesso guardiamo subito la prossima che è molto importante, prima della pausa continuare a far punti. Ecco, qualcosa in più vuol dire soprattutto continuità, continuità di risultati per un Pescara che è un po' indigesto circa i pareggi, è quello che manca effettivamente in questo periodo? Ma abbiamo dei risultati un po' altalenanti, facendo questo tipo di risultati si fatica a trovare un equilibrio, l'importante adesso è cercare di trovare continuità proprio a livello di punti e cercheremo di farlo già da sabato. Ecco, questo da cosa dipende? Da mancanza di concentrazione? Sono dei momenti in cui non si riescono a gestire le fasi della partita, è per questo che magari questa alternanza di risultati al momento è evidente? Beh, il pensiero mio personale è che la squadra è quasi totalmente nuova, sono rimasti pochi dell'anno scorso, per trovare una quadra generale non ci vuole un mese ma ci vuole molto più tempo, speriamo di aver trovato abbastanza la quadratura generale, però non è scontato, bisogna trovare la fiducia anche fuori casa e speriamo, come ho detto prima, di farlo la sabato. Anche dal punto di vista personale, alternavi presenze chiaramente per la scelta dell'allenatore a inizio stagione, ora c'è una continuità di impiego. Ma sì, personalmente sono contento di aver trovato un po' di continuità, poi sta al mister ovviamente decidere, lui che fa le scelte, è pagato per questo, e noi siamo qua per rispettarle, le sue scelte e per condividerle. Ecco, tra i tifosi, anche presso la stampa, tu passi per essere un po' l'equilibratore del gioco del Pescara. Ti rivedi un po' in questa definizione? Me l'hanno detto spesso durante la mia carriera, però io ho sempre detto che i giocatori forti sono quelli che rompono gli equilibri, quindi nel calcio ci sono gli equilibratori, ci sono sempre stati, mi fa piacere comunque essere denominato così. Questa veste tattica, si parla sempre di atteggiamento, la concentrazione, ma questa veste tattica nuova dà un qualcosa in più alla squadra secondo te? Ma ad oggi direi di sì, poi ovviamente è la continuità che può confermare questa cosa. Non sta a me giudicare se la veste tattica è giusta o no, c'è un allenatore che è qui per questo, quindi non mi inoltro su queste parole, insomma.